se ne sono andate 500.000 di pasture, oh. Fuori, eh. Rieccomi. E Così. allora. Quindi, secondo il sito questo qua, noi abbiamo carpe qui, carpe lì, carpe qui e lì. Eccoci qua. Tra-la-la-la. Da quando hai iniziato, Cal? Un 2 minuti. minuto. Forza Cal, forza Sì, guarda Cal. che requisiti, guarda. Vado In che senso che requisiti? prima. Me. Poi diviso 10. 94, no, prende una media sì di 9 kg a qua. Vabbè, dai, il quinto una media di 9 kg. Pian piano, dai. Coordinate 100.
Oh, pasturiamo. Stavo da buttare qua a barca, facevo prima. Pigliami direttamente il secchiello, glielo rivoltavi tutto. Allora. Io ho sbagliato i calcoli di 2 grammi, porca miseria. Arrivo. Ok. Parte la scommessa. Sarà una carpa o uno storione? Ha abboccato sul vongolone. Bella questa. E fa pure rima. Bella cal, vai, Mical. Beh, ancora ne ho da scalare quanti? Oh, però, quanti ne hai presi? Due? Oh, due già 12,7 kg, la media del 6,5. No, no, sei e Sì, due, c'ho la sei prima e che è tre. scarsa. Poi ciao Cortex, la prima è scarsa. Vabbè, ancora una. Vai, vai. Ci sei tutto, ci sei, Cal. Come va Cortex? E ciao Alfie. Eccomi. Eccolo.
Secondo me devo cambiare. Si è buggato, ma dai, mi sono buggato il pastore. All'inizio mio oggi sono buggato il pastore. Ma come sembrano buggate. Non mi fa fare più il pastore. Prova a cliccare su un'altra ricetta qualsiasi, puoi tornare su quella. Ho provato già. Ah, scusa, volevo vedere, non è che sono le canne in acqua. Leox, sì. Con i vongoloni, le carpe, niente, come se niente fosse, alla grande, in notturna, assurdo. Quindi sei già al Delta? Sì. Sono scappato.
controllo i punti che danno. Così magari se c'è qualcuno che non lo sa, lo Ah, ti sto provando. fa pure lui. Ho già preso la trofea qua, non mi ricordo. Ehi, ciao Turox. Come? Scusami, Cal. La trofea l'ho presa qua. Vero? No, domanda, mi sembra di sì. 9, 9, 18. Eh sì, mi sembra di sì. Sai che mi tocca cambiare. E ciao Peppe, e siamo a fare il torneo. Proviamo. Proviamo. Hai ragione. Sì, a che proposito? Eh? A che proposito? Cambio, ho cambiato adesso, si paga qua, ho cambiato ricetta e si è sbloccato. Ma ho fatto solo un errore, ho calcolato male, male le dosi a gara. Thank you.
Urox, vuoi venire in Discord? Ho preso un persico trota da 880 grammi, cioè che alla fine cioè, è grande quanto un minnow grande che c'è nell'amo. Alla bocca grande. Non so come ha fatto da boccare, però. Beh, i persici trota non deficitano come bocca. C'è una bocca larga, dici? Sì, dalle mie parti li chiamano boccaloni. Ah, ok. Al ventesimo quanti punti c'ha? Il ventesimo quanti punti ha dove? Nel canale o lì? Da te? Io faccio così, Peppe. Io la butto tutta adesso. Faccio pensiero. €77,280. Ah, allora eravamo arrivati quasi conti quasi simili, eh? Sì. Come si fa a vedere la vai nella mappa lì del torneo. Mm-hmm. Sul turno di qualificazione 1. Ah, quindi devi entrare dentro la mappa per farlo? No. Eventi sportivi, turno di qualificazione 1. Dettagli e dettagli. Poi c'è classifiche. Ok, questo mi era sfuggito. Classifica. Il ventesimo. 77 kg. Poi è una classifica provvisoria, voglio dire. Ancora certo. Fino alle 16. Ah, oh, no. Calcola, con 80 kg saresti 18esimo, per dire. Ed è poco, fidati. Forse in top, forse stai un po' tranquillo. Forse. Allora, se fai 90 kg, per esempio, sei nono. Da calcola, dal nono al sedicesimo ci hanno da 80 a 87 kg. Quindi variano molto, c'è chi ha 80, 81, 82, quindi molti punti hanno anche un chilo di differenza. Molti punti in classifica lì. Ci vorrebbero un paio da 10. Io l'ho fatto 9,2,99.
tu calcola il ventesimo e il primo c'hanno quasi 20 kg di differenza, quindi c'è un buchetto là di... eh sì. Allora, il più grosso che è stato preso 10,4 10 e 3 10 e mezzo è il quinto, no, il quarto. 10,504 Ah, guarda, Dragon Kinork, quello che veniva la sera da noi. Sergei, là, Sergei, veniva pure. Sembra 8 kg deve essere almeno. Diciamo che 8 kg, 8 kg. 9 kg, 9 kg, 9 kg. Buono. E la trofi? Se non mai spostare. Sì, trofeo. 8 kg e 8, ma guarda nel portapesce un attimo, se mai. Comunque sì, trofeo era. Trofeo, trofeo. Trofeo era. Dovrei rispostarmi, ripasturare, madonna. Devo prendere almeno 5 buone nella prima ora. Solo che ho sbagliato una cosa. Ho sbagliato i calcoli delle pasture, quanto devo portarmi. Cioè, ho sbagliato le particelle. Ma non le vendo, non scommetto. Lì non lo so, in Inghilterra non ci sono le particelle. Figurati in Italia. Non le trovi ai negozi. Bene. Non è che la stavo andando più male, eh? Si calma, eh? Quando prendi la trofi, guarda. Sì, sì, ma ti volevo chiedere quanta pastura fai ogni impasto? 2 kg 8 70, 2,9 quasi. Perché se ti sposti in uno spot dove hai già pasturato in precedenza, se non è passata ancora un'ora di gioco, probabilmente fa ancora effetto la pastura. Devo aspettare quello. Vado a fare l'ultimo giro. Devo portarmi altri 5 in più. 5. Se esco non la perdo, vero? Forse se esci probabilmente abbandoni. Mi sono confuso che l'ho viste qua invece. Vabbè, io gliela butto diminuita, che è sempre meglio di... o no? Ah, ce lo puoi far meglio. Invece di buttargliene 149, dovrei diminuire tutte le proporzioni, hai capito? Ho
Voglio la butto come da te. Miami offset come si comportano? Fai più esperienza. Vero? Rispetto ai senza gli offset, non ho sbagliato, io su niente. Senza niente quello che ti ho detto. Dunque io non li ho mai usati. Se non ho capito male, servono per montare le esche morbide, però ovviamente ci devi mettere anche, non essendo piombati, ci devi mettere quei piombini appositi. La testa piombata fai. Ok, perfetto. Però... il peso a proiettile. Però voglio dire, ci sono le teste piombate, non so. Non so cosa può cambiare, non li ho mai usati, te lo dico chiaro. Capito. Probabilmente sono più, diciamo, flessibili nella configurazione, nel senso che la testa piombata ha quella dimensione di amo e quel peso. Esatto, con quello puoi personalizzare meglio. Esatto. Se non sbaglio, quello che dici tu, Carla, sarebbero quelle di senza articolo. Mi ero confuso per quello, invece lui ha detto gli offset, che sono quelli che hanno tipo una spaccatura, non spaccatura, un angolo secco di 90 gradi. Un angolo, esatto, sì. Esatto. Si ci mette la testa di piombo e esce come una siliconata piombata. Lì ci devi mettere i piombi a proiettile, se non sbaglio. Se la lancia di fatto. L'hai visto? Sì. Vabbè, va. È il nervosito che hai sbagliato i calcoli, eh. Avevo previsto due giri. Che poi più di due giri, perché ancora c'è un'ora e mezza, vero? Sì, un'ora e venti. Vedo tutti i calcoli. Non pensavo che prendevo i primi trofi subito. Ho fatto un calcolo di un quarto d'ora a spot per prendere la trofi. Torno subito. Comunque questa pastura sono più grandi, hai notato? Ti ricordi ieri? Non si andava oltre i 6,5? Ah sì. Ho messo 3 ore per prepararmi, però... Vabbè, ma ci sta, un torneo così importante, non bisogna avere fretta. Ci sono 1500 monete al primo? 5000. 5000. 5000, allora. È tanta roba.
probabilmente ci puoi fare tutte le licenze a vita in tutti i laghi. Insomma. Vabbè, in quelli più importanti. Non ho guardato quanto costano in quelli di livello alto. No, oh, c'è stagione che costano 2,5. Però. No, da oggi sono fortunato e però ho sbagliato tutto. Come se queste 8 kg pure? 9,6 kg, e mai finita la pastura. Che è successo? Domanda a chi? A 1:20 sono senza pastura. Perché io ho la live in ritardo, quindi praticamente vedo il pesce preso dopo un po'. Contesto. E la media la stavo portando bene. La media è buona. Se torni allo spot dove hai pescato prima di questo, probabilmente hai ancora la pastura che fa effetto. Tentare non nuoce. Infatti, e ci butto quella da 100 mischiata, un po' non fa niente, o no? Che dici? A questo punto si può provare tutto e tutto. No, è meglio da fare perché c'è, stavo andando bene davvero, eh. Cioè, devo prendere ancora altri 6 pesci e sono a 43 kg. No. Sì, quanti ne hai presi i trofei? 5? 1, 2, 3, 4. Allora hai una media altissima. Senza pastura però. Dove c'hai i calcoli a 2 pesci da buttare, diciamo. Sì, non li conto. Ah sì, devo toglierli da 43 però, hai ragione. Sì. E comunque la media è buona. Se mantiene la media di 8 kg, 8-9 kg, con 10 pesci, sarai in top 10. Non c'è mai uno cazzo in Italia. Cos'è che mi manca? Ma chi c'è del bug? Scusate, raga.
Scusa, questo l'ho messo. Riesci a capirlo tu, Leox? Mi fa strano. Ti rendi conto? Sembra che ci sia tutto, io che ti devo dire. Scusa un attimo, Cal. Dimmi. Quando non lo vedi che il tastino mescolando ha tipo una barra di caricamento? No. Io lo vedo tipo verdastro. Ah no, perché c'è il Fishing Planet sopra e quindi sembra... Pensavo che tipo fosse a timer. Niente. Ma là c'è un altro tasto. Sì, c'è l'altro tasto, il coso Fishing Planet, il giveaway copriva che sembrava una barra di caricamento. Ho detto, vuoi vedere che hanno messo la pasturazione a tempo? Ma questa è gella però, voglio... È incredibile. Sono rimasti quei 2 grammi, li provo a buttarli via. Sono rimasti 2 grammi del vecchio impasto, no? Ah, quelli là. Ho capito, questo. Ma ti rendi conto? Tu l'hai capito perché? Ah no. Per non perdere tempo, butti in acqua, me ne canne, no? O no? Ah, sì. Sempre meglio che non pescare, ovviamente. Perché ci manca? Capito. Bravo la percentuale, hai capito? No, non potevo superarlo. Ah, questi erano superiori al 10%. Eh sì, perché sei oltre il 9 adesso, così. Però poteva dirlo, no? Segnami un triangolo, qualcosa, o no? Però se prima non lo superavi vuol dire che avevi qualcos'altro come base in più? Sì, avevo gli ultimi 2 più alti. Ah, ok. Capito? Sì.
Quindi sta gara costa un milione a cosa? Un milione a sessione. Perché 1 milione? Perché ho speso 500.000 di pastura. Ma 500.000, come hai fatto a spendere 500.000? Guarda che non ho comprato di roba. Ah, se hai speso 500.000, immagino, no? Ho preso il carprival, tutte boccette 10, 10, 10. E che mi sono dimenticato? Il particello. Forse hai comprato troppe boccette perché sono da 500 grammi, Spero ce ne invece vado a vanno, prenderne di meno. voglio dire, se ne metti, che ne so, 50 grammi, ti fai 10 impasti con una boccetta. Adesso non so che dosi usi, però. No, ho sbagliato i calcoli delle pasture. Invece le Dopo c'è particelle più sono particelle perché 250 grammi. mischiavo. No, io sai cosa ho calcolato? È con una busta di particelle. Ne facevo due, invece no. Ah, per farne due devi fare 125, allora sì, fai metà e metà. Mi dico che sto pure grossa, che davvero mi metti i pidari. Sbagliato. Grazie al follow. Ah, Kinork, grande Kinork. È quello che è primo, guardate il follow. Dille a Buon. te. Gli scrivi, vabbè, gli scrivo io. Sto scrivendo. Gella lui è primo. Oh no. Ma devo finire di pastorare. Era trofi? 7 chili e qualcosa, non lo so, non ho visto. Ma mi sa che mi stai impavinando tutto, va. Era trofi. Dice? Ma gli ho scritto good job, tipo ottimo lavoro per la prima posizione. Ho detto grazie, vedremo. Magari lo possono anche superare. Però passare è passato per me, eh? Vabbè, sì, Secondo ormai. passione dovresti arrivare. Tra i primi 20 per passare. Che non ho una canna da carta. Quanto dura la pastura in uno spot? Un'ora di gioco, vero?
Sì, più o meno posso dire un'ora. E poi a sto ritmo non la finisco la gara qua, Pastore. Questo è l'ultimo giro. Vero, Leox? Visto quanto tempo hai impiegato. Un po' non pescano, è passato un'ora, giusta giusta. Devo recuperare il pastore. Che del fatto che un trofeo ogni spot sei sicuro, insomma, non è che la possibilità di prenderne due. Provato in off, non in torneo, niente. Però ormai mi tocca, dopo mi tocca per forza testarlo. Credo che ti dico che puoi pescare a 20 metri, funziona. Tu puoi pescare a 20 metri in tutti gli spot, la cosa funziona. So se intende 20 metri o 20 minuti, però lì bisogna capire. Penso dica 20 metri. Posso dire che la pastura dura 20 minuti? Boh. 20 metri. Dici di pescare a 20 metri. 20 metri. Più veloce per lo sfondo. Impieghi di meno, impieghi meno tempo a pasturare perché è più vicino. Ma ormai ho pasturato. Oh no. Ah no, adesso tocca pescare sulla pastura, se no non ha senso. Guarda quella che è come ci andarsene a letto che si guarda. Che è successo? Che ecco, tu vai a dormire. Che domani se no non ti puoi alzare. Vabbè, sei stacco, domani scuola, cose. E invece. Oh, ragazzi, sono scarico un casino di pastura, non mangio.
Ute papa ute. Ute papa ute. Ecco. Buonanotte, Checco. Notte, Checco. Buonanotte. Poi domani ti guardi la replica. Ah, no, non ce la fa, se no gli mandavo la pastura. Vabbè, io vado, ci sentiamo domani. Ok. Eh sì, ragazzi, anzi. Brutta cosa rimanere senza pastore, eh? Eh già. Specialmente in un torneo dove è fondamentale la pastura. Ho fatto bene, è iniziato bene, eh. Mangiavano pure subito. Spero che l'ultimo, il ventesimo faccia 100 kg. Dice almeno, capito? Eh? 100 kg è impossibile. Ma significano tutti a 10 kg? A un'ora cambio. Leox, sì. Non me lo dovevi dire, è fatto dei vongoloni. Perché? Mamma mia. Hai visto? Il sole va via, io metto gli occhiali. Adesso che tiro carpe. Fastidio quando il tramonto. Credimi, sto vedendo più carpe qui da 14, 15, 20 kg che non dove ero prima. Ma come esperienza rispetto agli storioni, come danno? Allora, questa che sto tirando fuori, secondo me è una trofeo. Ok. Quindi ora appena la tiro fuori ti dico, però diciamo che più o meno siamo lì, però quelle trofeo che pesano tipo 13 kg ti danno la stessa esperienza di uno storione da 20, 22 kg, 23 kg. E la tiri fuori in un quarto del tempo dello storione. Certo. Allora, lo storione da 33 punti esperienza a chilo, ok, 154,5 dollari a chilo, ok, la carpa da trofeo da 66,8 esperienza, quindi è il doppio dello storione, esatto, mentre paga 142, qualcosa al soldi, quindi è leggermente in meno, 142 contro 154. Però l'esperienza è doppia. Doppia, sì. Sulla unica probabilmente non mi sono segnato i dati e quindi non li ho. Questi qui invece è un appunto che avevo, ce l'avevo sotto mano. Ah no, è uno storione questo. E infatti, come ti dicevo, ai vongoloni poi... agganciare sia uno che l'altro. Esatto. Guarda come tirava, vi giuro veramente, sembrava una carpa unica. Quante canne stai usando sulle carpe? Una sulle carpe, quindi una a vongolone e due a uova. Però a questo punto sono indeciso se mettergli
Siccome lo spot del possibile carpa ne so solo uno per ogni lato. Quindi... ma comunque poi, volendo puoi mettere anche due canne nello stesso spot, eh? Almeno io facevo così. Giusto, giusto, perché la descrizione delle canne, la descrizione delle carpe dice che stanno a 5 a 5. Ha già sa tutto comunque. Anche Idra. Provato a comprare un ticket, ha visto che ha dato error, ha dato il giveaway, controlla. Tutto automatico. Beh, se potevi dirmelo di portarmi più pastore. Colpa mia, va bene. Sai com'è? Siccome manca Checco, deve trovare qualcun altro. Che è successo? Che è successo? Che è successo? No, Checco è insostituibile, lasciatelo stare. Ah, Checco, Checco. Oggi dicevo questo, ci mancherà la 40esimo che... sono. Poi devo scendere, ha fatto scendere. Non so se esco e vado a casa se me l'ha persa. Se esci, secondo me è come se abbandonassi il torneo, penso, però. Perché in teoria resetti il giorno, quindi. Allora, nel torneo che c'era al Rocky, mi è capitato di crashare, però non so se vale come la stessa cosa. Tornato... Sono rientrato ed ero. Era al lago e il tempo si era fermato. Ma sei tornato nel lago stesso? Io devo uscire e andare a comprarle. Quello non lo so se funziona allo stessa maniera. Te prova, alla fine al limite è colpa mia, no? Sì, ma manco un'ora, posso rischiare. No, non rischiare, dai. No, l'ho rovinata la gara, l'ho rovinata. Ecco, ora lancio pure sbagliato. Avevi una media spettacolare, vedi? Vabbè, ormai senza pastura. Se fa effetto quelle dosi cambiate, ma sicuramente non è la stessa cosa, no? Veramente, magari può essere anche meglio, che non... speriamo. In teoria ti mancano tipo 33 kg per il quinto. E 20 kg, no, di meno, 17 kg. Devo superare... Kg. Devo arrivare almeno 80 kg, 80-85 kg secondo me. Allora, ci sono 515 giocatori registrati. Quanti hanno giocato? 148 hanno già finito e 57 stanno giocando. Quindi diciamo... Beh, pure il 40esimo è una buona, è un buon posto, dai, soprattutto. Diciamo che fra quelli che hanno finito e quelli che stanno giocando sono circa 200, quindi sono meno della metà dei registrati. Dice Spec 500 e passa, credo, mi sembra. Quanto sono i 500 passi? Registrati, 200 giocanti. Sì. Di cui 150 circa hanno già finito e gli altri 57 stanno giocando. Mm.
ho comprato tutto. E può essere che quello che ho comprato c'era pure qua. Comunque qui, ragazzi, si farma di lusso. Sono qua da un'ora e mezza circa, un'ora e mezza, 2 ore, e ho già skippato 3 giorni. 90.000 dollari tondi. Il retino da 250 kg, a che livello si sbloccava? Al 50 mi sembra. Ricordavo prima. Sì, allora ricordo male io. Perché c'è Tiro su. quello da 220, però non ricordo a che intermedio era. Che se non mi sbaglio era 200 kg il 41, al 41, al 46 il 220 e al 50 il 250. Mi pare, Collare Fitness. Allora, 70, 120, 200. Allora, il 44, il 220, il 46, il 250. No, Ah, 46, mi ero perso sto aspetta, il dato. 48, che il 46 c'è, è quello con il gettone, con le monete. Ok. Al 50 c'è il 300 kg. E mi sa che tiro dritto per quello. A quanto costa il 50? 185.000. E mi sa che tiro dritto per il 300. Beh, se mi ricordo male, io il 220 l'avevo saltato, perché 200, 220, insomma, è un 10%, considerando l'investimento che bisogna fare, però ovviamente sempre personale. Invece il 250 l'avevo preso, poi avevo preso anche il 300. Sono dei, diciamo, degli aumenti di una buona percentuale. Sostanziale. E io calcola, sono passato dal 40 al 90, 90, 120, 120, 200. Quindi ho skippato, Alcuni. sì, abbastanza. E a sto punto, invece di prendere il 250 al 48, fa due livelli in più e prende il 300. Infatti. Sì. Diciamo che anche da 200 a 250 c'è un certo salto, C'è insomma, è un tanto, 25. sì. Lo fa. 25%. Perché se guardi quello che riesci a fare con il 200, devi aggiungere un altro 25%. Calcolando il 50 kg in più, a Storioni sono 2-3 pesci in più per fare quei 50 kg. Sì.
Stiamo parlando che invece di 31.000 prendi 39.000 quasi. Già. No, ma il vantaggio c'è sicuramente. Sono soldini, sì, sì. Se poi in quei 2-3 pesci in più ci fosse una bella carpa in mezzo. Bravissimo. Uniche non riesco a prendere comunque. Capisco perché. Sono tutte belle cicciotte, ma uniche niente. Niente uniche? Vero che sto pescando con gli ami da 8. Ah, ma... Nel senso, non so se lo dici pensando che siano grandi o piccoli, non lo so. 8-0, non mi hai detto che sono piccolini gli 8-0? No, piccoli no, sono giusti. Se vuoi mirare un po' di più alle uniche, puoi provare anche col 10-0, ecco. Ah, 10-0, esatto. E come ti dico, magari... Prova anche col mais. Giusto, ora una calatina di mais gliela faccio. Guarda Alfix, guardalo. Oh no. No. Prendi la tua quella. Combinato. Lo fuori subito. Qua. Ho fatto una canna mais, una canna vongoloni e una canna al... sacchetti. Sei all'isolotto o allo spot con la barca? Spot con la barca. Non sono tanto sicuro di qua perché ho visti dal sito, però vediamo. E ma lì ci sono gli storioni che vengono a mangiare proprio sotto riva. Esatto. La carpa mangia leggermente. Se guardi nella mappa, se non mi ricordo male, subito leggermente più in là c'è un punto più profondo e lì mangiano le carpe. Allora, hai detto leggermente più in là c'è un... Esatto. E allora... Bah, probabilmente siamo lì, più o meno.
C'è uno storione qui prima, hai visto? Guarda, c'è una carpa. L'ha preso. A questo punto qua conviene più degli storioni le carte per livellare. A questo punto. Sì, per livellare senz'altro. A livello di soldi, lo storione è leggermente meno. Sì, se prendi le carpe da trofeo, lo storione le supera di poco, però a livello di XP siamo con la carpa siamo al doppio da trofeo. La unica non ne parliamo. La unica è meglio sotto tutti i punti di vista. Intanto Cal. Cattura. Zitto, zitto. Zitto, zitto, ce la fa. Che rabbia, che rabbia. Deve vai, cioè... vai. Vai. Vai così. Non mollare. Non si molla niente qui. Ormai... sembra che la pastura duri poco, quella mangiata e basta, hai visto? Forse perché lì c'è l'acqua in movimento, quindi si disperde di più rispetto ai laghi. Io sinceramente lì le carpe lì sì, come dico, ho pescato quelle richieste per le missioni e basta, non le ho più cercate. Diciamo, quando sono tornato al Tevere ci sono tornato per le trote, per i cavedani che si pescano bene con lo spinning, mi piace, è divertente. Anche top water abboccano cavedani. Ci sono anche l'aspio, sembra, non sbaglio. Cavedano, una trota. Sì, ma c'è anche l'aspio. Siluro? No, beh, siluro che... pure l'aspio, mi sa. Sono divertenti quelli, se becchi arrivano mi sembra 7-8 kg più grandi. Oh. Sono belli da tirare a spinning. Dovremmo vedere i record. No, forse l'unico è 5 kg dell'aspi. Allora, dell'aspi è 5 kg qui a... Allora, il pesce... Pesce aspio, posizione fiume Tevere, dov'è? Oh, altro. Fiume Tevere, l'aspio unico qui adesso in classifica che è più grande 7 kg 8 e rotti, quindi immagino arrivi vicino a 8, diciamo, dai. Al Tevere, eh? Posso arrivare a 85 kg.
Beh, dai, adesso male che vada, hai fatto un ottimo test. Non ti qualifichi, voglio dire, male che vada, no? Non mi qualifichi. In questo, però, voglio dire, ci sono altri due turni, quindi... Ah. Poi ti qualifichi e sei a posto, vai in semifinale direttamente. Arrabbia aver sbagliato. Hai capito? Lo so, dai. È sempre una... Sbagliando si impara. Esatto, è sempre una lezione. A parte le particelle di postura ne hai per fare anche la prossima. Ma con quello andava bene, che la pastura di prima andava che una cosa, cioè prendi subito, E che prendi pure un sacco di tempo per pasturare, Disse quello che lì prima diceva, che si può pescare bene a 20 metri, sicuramente ti aiuta a livello di tempo parecchio, perché recuperare 20 metri proprio... 20 metri anziché 40 è praticamente la metà della distanza. Due trofi mi mancano, due trofi. Sono 8 trofi. Otto, 16, togliamo i chili delle due che c'ho adesso. Ottantacinque potrei arrivare. Ah, se fai 8, 16 arrivi anche 90. E devo togliere le due che c'ho. Le due da 3 chili. Perché adesso ci sono due, ok. E allora vogliamo due trofei da 10. Magari. Oppure uno da 10. No. Noi li vogliamo e quindi c'è, adesso c'è. Li prendiamo. Ogni volta sbaglia le particelle. Non ho capito perché. Forse perché sono nascosto là sotto. Boh. Non è la prima volta che sbaglio le particelle, eh? E dice Sparco? Dice che lui di solito fa 5 lanci di spod, poi lancia le 4 canne per poi continuare a lanciare pastura. Sì, ma io devo andare a ricrossi. No, dopo che lanci le canne ho notato che sembra che le blocchi. Tipo, hai visto quando fanno bip 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 bip, no? Continuamente le canne. Se lanci lo spod, vedi che smetto. Devo andare a pigliare i trofi, capito? I piccolini non mi interessa. I primi, come ha detto Leo, che se le prime ad arrivare sono sempre loro, capito? Cinque lanci sono qualcosa meno di un chilo. Oh, ma qua pastura è tornata giusta, domanda a chi? Come buttavo prima era trofi. Oh no, ok. Sì. Sì.
Buono. Beh, 34 minuti, un altro trofeo. Grande Cal. Cambio, come cambiare? Ancora non è finito però. Puoi fare una prova. Appena prendi l'altro trofeo, per dire, esci dalla mappa, compri le pasture e rientri, vedi se ti continua. Ah. Tanto, diciamo, la classifica l'hai fatta. Ah sì, tu dici dopo dovresti migliorare di un chilo, ma senza pastura dici... Vedi dove adesso, che ne so, prendi un altro, arrivi a, non so, 85 kg, sarai già decimo, per dire, è già un buon piazzamento. Prova a uscire dalla mappa, prendi, compri le pasture e tutto e ritorni, magari, però alla fine comunque è buono la media che c'hai. Mi piglio solo la soddisfazione personale. Almeno sai se si può uscire e rientrare senza problemi. Probabilmente quando fa esci gli dovrebbe scrivere: sei sicuro di voler abbandonare il torneo? Chissà se lo scrive. Ultima pastura, raga. Dai, l'ultimo pesce ci serve. Guarda lì, io non capisco perché. Non ti fa utilizzare l'ultimo grammo, ma... Dici che li trovi, magari, specchio. Poi mi faccio 25 minuti di pesca a cambiare solamente lanciando canne. Mi conviene forse. E sperando che vada bene. Ah no. Dico, ancora devo pigliare questo altro trofeo, Mi manca ancora un pesce. Quant'era quell'ultimo che ho preso? 8 kg? Sì. Sì, più, qualcosa più. Vabbè. Ci aveva azzeccato pure un giro, ci aveva azzeccato.
Gliene lascio solo un chilo e me lo conservo per l'altro. Per l'altro spot. Una scommessa. Proviamo. Se non si prova. Ah no. O dici di buttarlo? Un chilo, Bella gliel'ho buttato domanda. quasi 2 chili, gliel'ho buttato, 2 chili qua. C'è ancora mezz'ora, tienitelo quel chiletto. Se è l'ultimo chilo che puoi fare, allora io lo terrei. C'è mezz'ora di tempo ancora. Jack. Fino a 10 kg il profe aveva scritto. Go, go, go. Ah, sembra che quel chilo però non ha fatto un effetto, vero? Chilotto, vabbè, pure chi se lo consento. Sono stato un coglione, me lo devo dire 10.000 volte, me lo devo dire 10.000 volte. Eh?
Già, potevi spaccare a sto giro, Cal. Cioè, già se stai facendo bene così, pensa se avevi tutto preparato. Cioè, non tutto preparato, se non ti dimenticavi le particelle. Ancora c'hanno altri 2-7 kg, volendo, dovrei migliorare quello. Ma già hai raggiunto 10 pesci? Sì. 10 trofei. Però c'ho 2-7 kg. C'è ancora quei 3-4 kg di margine che puoi guadagnare. Ah, sì. Potrei guadagnare un chilo, altri 2 kg per arrivare a 86. Sì, ma fidatevi, raga, che la dodicesima mi passano. Domani ancora c'hanno un bel po' di tempo. Nice. Non ho visto di ste gare. Vado a dormire che sono primo e mi trovo ventunesimo. Oh no, Leo. Facile qui. Però adesso direi che hai fatto molto, molto bene. A quant'è l'undicesimo? Ora ti dico 85,5 in un chilo. O ci vorrà davvero la mia trofea da 10 che mi manca. Allora, se ne prendi una da 10 potresti anche arrivare al decimo. Minuti per migliorarmi. Sono stato tipo 20 minuti senza che suonassero le campane. Prendo in mano tabacco e cartine e iniziano a suonare le campane. La sembra fatta apposta. Io senza 2 kg, 3 kg, direi mute su ste canne, mute. Oh no. Ecco, che parte l'altra. Dove le vedo ferme? No, la mia. Ah. Allora ho preso una, due,
3, 4, 5, 6, 7 uniche di fila. Grazie. Oh, no. 30, 21, 32, 36, 34, 37, 34. Me. Porca miseria. Domanda, il primo semino utile, la prima frutta utile, a che livello si sblocca? Che era l'unica cosa che non ho controllato. Camu camu. Mi ricordo che il camu camu. Vediamo se riesco. Di gomma mi sembra, o no? Quello dell'albero di gomma. No, no, quello è l'ultimo. Il primo che si sblocca è il camu camu. Esche naturali. Nel lago non so neanche se ci sono. No, qui non ci sono. Ok, niente, poi vedo appena esco. È l'unico che non ho controllato. Mi sono scritto tutte le altre cose. Ma vedrai che sarà parecchio in là, eh? Oltre il 50? Ah sì, sicuramente. Adesso non mi ricordo, però credo sia più vicino al 60 che al 50. Sì, sì, sempre belle notizie. Mi piacerebbe darle migliori, ma... quindi proprio siamo obbligati, se vogliamo andare a carpe, a comprarci le canne da carpe. Dopo i salmoni inizia la passione carpe per Geco. Sì, bravo, no, vero, calmo, mi piace, non so. Allora, prossimo torneo carpe? Ma sì, qualunque cosa. Comunque la pastura è importantissima. E infatti ho visto che tutta la pastura che mi ha detto Leox si sblocca tra il 42 e il 50, quindi se non si fa il 50... non si può sperare di avere una pastura degna di pasturare. La pastura degna di pasturare. Ah, lo dice Beppe. Non mangiano. Oh, il bello sai qual è? Nemmeno un chilo basta. Eh? E ne vogliono 2 chili, secondo me. Perché prima quando l'abbiamo buttato, 2 chili, giusto? E l'abbiamo preso il trofeo. Fai un tentativo, Carl. E non ho più niente. Metti il mais su una canna. Tanto non ti costa nulla. No, tanto non il mais. Però se ce l'hai dietro il mais... Devo dire sì. Prova semplicemente a mettere il mais. Quello che hai in mano. Il mais normale. Il mais dolce. Secondo me funziona meglio quello normale. Sempre che funzioni, è proprio un tentativo così, perché ad esempio io qui in Inghilterra
ho una boa che mi è stata passata da uno che a cui l'hanno passata, quindi è di terza mano. Non si sa di chi l'ha generata sta boa. No, no, penso di saperlo. Comunque è di terza mano. C'è una carpa di 46 kg presa col mais. Ovviamente dipende dalla postura, come sempre, però magari il mais può riservare una sorpresa. Arriva la carpa lì e dice: cos'è queste boilers qui, cos'è sta roba che tutta elaborata? Oh, un gran super facile la cambiare. vabbè. Non è che ho sbagliato di poco, poi ho sbagliato di metà gara. Cioè, capito? No, ho sbagliato io, non cambiare le carte in tavola. Non mi ha ricordato. Comunque sto resistendo 12esimo. Buono. Ma ancora domani. Il brutto sai cos'è? Pure che passi, le semifinali non c'hai tempo, si parte tutto allo stesso orario, hai capito? Quello è un casino. E lì dopo bisogna che studi, Prendi Ayanza il tempo. Non si è qualificato. Oh, good luck, Brock. Not quali... Ah, lui niente. Perché faccio lo shoutout a Yams. Oh. E il Camu Camu al 58. Alla hai visto? Bicarbonato di sodio, sì. Mi ero sbagliato di poco, troppo. Niente, allora c'è da fare. Al 50 canne da carte, così che si usano le boilers. Prendi un macello di soldi. In che senso? Per le canne da carpa, sì, lo so. L'attrezzatura da carpa è la più costosa in assoluto. Lo so, $77,000 una canna. Però ne vale la pena. Sì, se vuoi pescare le carpe al 50 o 51, insomma, o 52, giù di lì, sì. Perché io già penso che devo fare altri 5 livelli qui a Storioni e già mi vengono le crisi epilettiche. Ah, è dura. Allora, stavo facendo i compiti a casa. Allora, carpa. Spod. No, vabbè, canna spod è l'ultima da pensare, a cui pensare. Iniziamo con le canne. Almeno 3 canne a carpe vanno bene. O dobbiamo puntare per 4? Oh, e se faccio la pastura senza particelle? Non ho capito. Faccio la pastura senza particelle, io butto solo carpe lì. Butta, che te frega. Butta giù, che magna. E lì le carpe, se allora innanzitutto finché non sei a livello 50 il supporto da 4 non ce l'hai, no? Esatto. A me sinceramente stare con una canna nelle mani No, non mi piace neanche a me. E poi comunque se cominciano, diciamo, se la pastura funziona bene, che abboccano, mi sballa tutto, perché non c'ho le percentuali, mi salgono le percentuali 3, 6, 9. Cioè la postura, che se la postura funziona bene con 3 canne, quando boccano potrebbero essere anche troppe. Okay. Tanto sono fermo a un bel po', quindi male che va, no. Tentare non nuoce. È nella posizione che qualsiasi cosa fai va bene, se no c'è calma piatta. C'è anche una bella temperatura, 24 gradi nell'acqua, quindi dai. Se le stuzzichi un po' magnano. E
orientati per tre, dai. Io... mi sembrerebbe di dire che è una buona scelta prima del livello 50, insomma. Cos'è il follow on my back? Quindi canna e mulinello. Poi, mamma mia, sto tremando. Siamo a 26 kg. Passiamo alle lenze. Esistono proprio... mi sa che stuzzica lo stesso pure senza le particelle. Buono. Che stanno cominciando almeno a suonare. Bim, 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 bim. Vabbè, pastura questo lo fa, eh. Poi ovviamente non lo può fare migliore. La lenza a questo punto, la lenza madre, la posso mettere trecciata o metto la mono? Cosa... io uso la trecciata, mi sembra 0,29, che, per quel discorso che facevo prima. Deep Horizon 4,20, Empress 7000. Mi sembra la 0,29, che è quella rossa. Non mi ricordo la portata, ma dovrebbe essere 25,9, credo, qualcosa così. Vediamo. Poi il terminale. Abbiamo un canne da 26 e 2 e 3. Dici tu, posso stare tranquillamente sotto? Al limite apro sì, un po' la pressione. No. Cioè, il mulinello è 25,2, credo. Aspetta, no, il 10.000 è... No. Empress 7000, guarda, scusa. Ah, non devo fare il Leviathan? No, il Leviathan è per le canne da fondo, non per quella da carta. Cioè, puoi montare anche quello, però non hai il terminale abbastanza potente. Guarda il terminale per carpe più grosso che c'è. Sembra sia 25,4, quindi... vediamo. È in fluoro. No, è proprio una categoria a parte. Ah, giusto, hai ragione, terminale carpe, leader per carpe, hai ragione. Devo abituarmi ancora. Allora, abbiamo 25,4, sì, è giusto, quindi è inutile andare a prendere un mulinello che va di oltre i 25,4. Se non ricordo male, l'Empress 7000 fa 25,2. Quindi lo sfrutti... se vuoi saperlo, te lo posso dire io, ce l'ho qua montato. L'Empress 7025,2. Esatto. Quindi dai, non usi il 100% del terminale, ma quasi. E risparmio 600 dollari. Ha preso il barbo. Ah, sta pescando qua allora. Barbo è qua. Ma il barbo cosa usa? Il formaggio? Lo so. Io ho preso il sombrero da carpa per solo carpe. Comunque in Inghilterra si fanno un botto di XP e soldi con le carpe, ho livellato dal 31 al 70. Comunque in Inghilterra sarebbe Willow. Sì, come si fa però al 31 andare in Inghilterra? Domanda, infatti. Cioè io ci sto andando per ora perché c'è il torneo aperto e mi fa entrare. In Inghilterra non si ci va al 50... 50. Al 50, appunto. Qualcosa non quadra. No, vabbè, magari c'è un pacchetto che ti dà il lascia passare. Giusto, può così. Essere che ha preso il lascia passare, certo. Quindi, lenza intrecciata, quella rossa, hai detto, 0,20. A memoria, quindi controlla. 0...
c'era 0,29 che è 25,9 kg. Allora è proprio quella. Perfetto. Ricordavo bene sia la misura che la portata, stranamente. Grazie al follow, Carolina. Quindi Spago 90, tu sei a livello 70, pure tu. Ma premiano pure la più piccola? La carpa lì, togliendo lo zero e la virgola, era 8 kg, 8 e 20. Paco, se vuoi partecipare al giveaway, punto esclamativo ticket. Puoi comprare due biglietti. Ma no, un biglietto. Tra 10 minuti un altro. Quindi canna, mulinello, trecciato, leader. La canna quanto lancia? Così vediamo. Canne per carpe. Beh, anticipiamo per carpe, dai. 230 grammi, quindi quelli invisibili, ovviamente. Con quelli lì marroncini di colore. A me sinceramente non piacciono molto. Vero? Mi dà l'impressione che in alcune situazioni rotolano. Non stanno tanto fermi. O se no ci monti. Non so quanto pesa il pasturatore quello piatto al posto del piombo. Vediamo. Alimentatore, se non mi sbaglio si chiama. Sì. Metodo, alimentatore metodo. Alimentatore metodo, 100 grammi massimo. No, beh, so. Uso quelli. Sono graziosini. Quindi 185 grammi. Allora, ho preso il pacchetto per andare all'isola del granchio. Sono arrivato al 50. Poi Fnatic Furbo mi ha consigliato di andare in Inghilterra spiegandomi pasturazione e orari di pesca. In 6 giorni sono arrivato al 70. GG, GG Spark, GG. Quindi canna, mulinello, trecciato, liter, peso. Abbiamo Yami ora. Accessori. Anzi, attrezzatura. Ami. Grazie al follow, Gem. Suppongo Ami per carpe, non, cioè il più grande, che sarebbe il 10-0. Sì. E anzi piccoli siamo praticamente. No, no, 10-0 piccolo non è, però. Vabbè, rispetto ai 14. Sì, ma dopo stiamo parlando di una situazione un po' particolare. 10-0, vai tranquillo. Sono 10 ami, almeno 2 pacchetti. Urbo, sarebbe Fabio, che ha citato Paco. L'ho accompagnato alla sua prima pescata in Inghilterra.
ha preso subito una carpa da 41 kg. Complimenti. Una benedizione, diciamo, no? Eh? Una benedizione, vedi, qua si prendono. Gli ho fatto, diciamo, nella sua prima pescata, l'ho accompagnato io. La sua prima pescata lì. Canna da spod, qua vedo che ce ne sono un sacco di tipi, ma serve per forza quella del livello 50 o basta anche la basilare, da 20 kg? Cioè, che cambia? Una, forse cambia il lancio. Vedi il peso di lancio, perché già con il più potente... Con lo Andre, dai, ti chiamo Andre, tanto. Dici tu, già con la più pesante 285 grammi siamo giusti giusti. No, nel senso che quando monti lo spod X large, XL, con la più potente già ti dice che è troppo pesante. Non succede niente, lanci tranquillamente. Puoi digitare ticket 2. Però dice meglio non rischiare. Raga, ho chiuso 12esimo. Power spot 3, 8, 46. Vediamo dove potevo migliorare ancora questo. Un altro chilo lo potevo migliorare. Sì. Peccato. Però dai. Non è andata malissimo, dai. Ah, no, però capito. No. Ti rimane sempre un dubbio come la situazione. Vediamo che differenza c'è. Insomma, dai, 84, 20esimo 79, cioè non è che proprio è andata male. No, sei in buona posizione, vai tranquillo. Poi adesso, voglio dire, può succedere, no? Di tutto. Ah, sì. Però... Grazie del follow, Carodos des. Se miglioravo avrei potuto pigliare una bella posizione, non è che cambiava tanto. Adesso stai tranquillo, aspetta che finisce il turno e poi vai a rivedere. Tanto inutile che guarda, ancora 515. Che trecciato mi consigliate per lanciare? Più fino, così va più distante? Ma per lo spod? Uh-huh. Oh, metti quello che hai. Quindi anche di economico. Sì, voglio dire, stai intorno al... Io ho montato, mi sembra, una lenza da 20 kg, perché il mulinello è più o meno di quello. Ma perché ne avevo un rotolo grande che avevo praticamente gratis. Ok, allora... Forse me l'avevano dato per le missioni, non mi ricordo neanche. Vabbè, gli metto la 0,25 da 17,1 kg, che ne ho un mare. Però lì, insomma, tanto i lanci, almeno negli spot che conosco io, sono molto ravvicinati, quindi non è che ti serve. E appunto. Quando hai 100 metri di lenza ti basta la grande. Io gli spot migliori che conosco sono tutti a 12-15 metri. Uno è a 25 il più distante. Lo uso solo di notte. Quando non riesco a riempire la nassa di giorno. Tu mi dicesti prima che quel calcolo di pastura che hai fatto è... Notte, spacco. My back, GG, grazie, my back. Grazie del follow, Lockwood. Lo spod ha detto che carica 193 grammi? No, 186. Ah, 86, questo non me lo segno. Due palline da 93 sono. Oh, ecco, mi ricordavo. 93 grammi per 2. Ok. Io diciamo il conto più che su
cioè sicuramente la pastura lanciando con lo spot qualcosa ti rimane, però vai bene con quelle misure lì, vai bene con i sacchetti e le confezioni, capito? Perché esatto, la carpriva la usi tutte, il big rivering ne usi metà confezione, quindi ti basta per due impasti. Le particelle che sono da 250 grammi ne usi la metà e quindi fai due impasti. Gli aromi 50 grammi ci fai 10 impasti perché sono 500 grammi, quindi diciamo con la roba che acquisti non hai sprechi, però dopo è logico che lui aggiunge l'acqua eccetera, quindi fare un multiplo esatto di 186 è difficile, no, è impossibile, certo. Quindi è meglio non sprecare qua, e se ti rimane 50 grammi di pastura la butti, sempre meglio che buttare una confezione, che ne so, una confezione da 250 grammi di una particella, se ne usi 200 e 50 grammi da buttare, o se no dovresti fare degli impasti ridotti come quantità per utilizzare insomma le rimanenze, però così di rimanenze in realtà non ne hai, tranne una piccola pallina di pastura che ti rimane la pasturazione finita. Esatto. Poi comunque se non vuoi fare tutta quella quantità, che vuoi provare con meno, magari che ne so, di mezzi o fai tre quarti. Esatto, sì, come dicevamo oggi, si fa la metà. Sì, forse è più semplice e non ti crea comunque rimanenze. Pay online again. Non vuoi nessuno, giusto Lex? Tu sei online, no? No, non c'è nessuno di noi.
Però lo faccio agli Amos. Sempre. No, no. Ma mi sono League of Legend, minchia. Thank you, amico, thank you. Vabbè, mi sono fatto un amico. Ma questo giocava sempre.